Professor Giulio Mannuzio davvero non ha bisogno di presentazioni. È stato brillante allievo del liceo classico Gabriello Chiabrera di Savona, si è poi laureato in fisica nel 1959 e da allora la sua attività ha spaziato tra i vari aspetti della fisica sperimentale, dell'astrofisica e della cosmologia. Lascio dunque finalmente la parola al professor Mannuzio. Bene, dunque, io la voce ce l'ho abbastanza alta, spero che sia quello che sto dicendo sia intelligibile per tutti. La prima cosa che voglio fare ovviamente è ringraziare i Savonesi, chi ha organizzato e tutte queste associazioni che hanno dato la loro adesione. Sono sorpreso molto piacevolmente. Sono molto felice che ci sia l'adesione del Gabriello Chiabrera, che è il mio liceo, e che giustamente è stato, via il professor Guidi, il veicolo del mio diventare fisico. Sono anche contento, lo dico come battuta, che insieme al liceo classico ci sia anche il liceo artistico, perché diciamo, adesso gli ultimi anni no, ma per un certo numero di anni io sono stato, una volta andato in pensione, studente serale del liceo artistico genovese, quindi diciamo mi fa piacere. Va bene. Perché parlare di storia dell'universo? Beh, ci possono essere tanti motivi. Primo, è comunque una bella avventura parlarne. E diciamo è una realizzazione scientifica che non ha ancora avuto il suo compimento. Come tutte le storie, c'è una parte della storia, quella più recente, diciamo, che è ben nota, e poi gli inizi, diciamo, la preistoria sono ancora in discussione e contemporaneamente ci sono misure in corso per capire. Ma c'è poi anche un altro motivo, credo, che penso sia giusto dire per parlare di storia dell'universo. Vedete, noi umani, di cui parlava prima la professoressa, spesso abbiamo anche molta prosopopea in qualche modo. E non lo so, è un'epoca, alla mia età è così, è un'epoca in cui io devo partecipare a molti funerali e sorrido sempre quando il prete arriva alla dicitura Dio che vive e regna nei secoli dei secoli. E i secoli dei secoli. Per noi il secolo è una cosa molto lunga, è la durata della nostra vita. Un secolo di secoli, cioè più o meno 10.000 anni, è da quando esiste l'Homo sapiens. Un secolo di secoli, 1 milione di anni, siamo da quando esiste l'uomo, l'Homus erectus, più o meno. E però l'universo vive da 140 milioni di secoli, se vogliamo dirla in secoli. Non parliamo del fatto che noi abitualmente usiamo il metro come unità di misura, perché siamo grandi un metro e va benissimo. Noi, diciamo, siccome siamo abituati a stare su una terra che più o meno non si muove, ci arrabbiamo sempre quando la terra si muove perché continuiamo a dimenticarci che viviamo su un bel mare di ferro fuso. E possiamo fare tanti altri esempi. Un esempio importante è che noi siamo convinti
che la materia che ci circonda più o meno è sempre stata lì. Ma non è vero. C'è stato un lungo periodo in cui gli atomi non solo non c'erano, ma non potevano proprio esserci. E adesso ne parliamo. E via di questo passo. Quindi andiamo a vedere se riusciamo a raccontare un pezzetto di storia dell'universo, un pezzetto, la storia dell'universo, ma devo farvi una premessa. Per poter parlare della storia dell'universo dobbiamo metterci tre pilastri. I tre pilastri che ci dobbiamo mettere sono parlare un momento dei risultati della fisica delle particelle elementari, in maniera il più semplice possibile, ma dobbiamo parlarne. Dobbiamo chiarire perché nel 1964 è stato dato un Nobel a due signori che si chiamavano Penzias e Wilson. E poi dobbiamo ricordarci un po' i problemi dell'espansione dell'universo. Cominciamo dal primo pilastro. La fisica delle particelle. Andiamo a cercare di capire che cosa la fisica delle particelle ha concluso. Dico ha concluso perché almeno provvisoriamente, in fisica di definitivo non c'è mai nulla, ma più o meno la situazione adesso la possiamo almeno temporaneamente ritenere conclusa. Bene, c'è questo schemino, questo è abbastanza chiaro. Se uno prende un pezzo di materia, è stato scoperto che la materia è fatta di atomi, questo lo sanno più o meno tutti. Gli atomi sono fatti di un nucleo centrale e di elettroni. E qui arriva l'elettrone, che è la prima particella che non è più scomponibile in qualche altra cosa. È una particella elementare, è una particella base nella costruzione della materia dentro l'universo. Non è vera la stessa cosa per il nucleo, perché il nucleo è scomponibile a sua volta in protoni e neutroni. Ma neanche i protoni e i neutroni sono particelle fondamentali, perché a loro volta ognuno di loro può essere scomposto in tre oggetti che con un nome un po' strano e un po' gigionesco si chiamano quark. Allora, la situazione oggi è, facciamo un riassunto perché se no la storia dell'universo non la raccontiamo, che oggi il mondo che ci circonda è fatto di quattro particelle fondamentali, base, che si chiamano quark su, quark giù, elettrone e neutrino dell'elettrone. Questi sono i componenti base. Allora, come funziona il gioco? Il gioco è che insieme a queste quattro particelle ci sono altre particelle che si chiamano mediatori di forza. E di una particella adesso tra un po' dovremo parlare un po' di più, il fotone. Poi ci sono i gluoni, di cui adesso parliamo un attimo, ma è banale. E poi ci sono Z e W, che sono i mediatori della forza debole che per adesso lasciamo un po' lì, a metà strada. Allora, prendete per esempio un protone. Un protone è fatto da due quark up e un quark down, i quali stanno legati insieme. Come fanno a stare legati insieme? Stanno legati insieme perché continuamente scambiano dei gluoni. In questo senso i gluoni sono i mediatori della forza.
sono quelli che incollano tutto. Prendete un atomo di idrogeno. Un atomo di idrogeno è fatto, i colori sono un po' così, da un protone e da un elettrone. Come fanno a stare insieme protone ed elettrone? Perché continuamente scambiano dei fotoni. Fotoni virtuali, ma lasciamo stare. Allora, la situazione del mondo oggi, vista dalla fisica delle particelle elementari, è tutto sommato molto semplice. Lo vedete, ci sono solo quattro particelle. Però la fisica, adesso diciamo perché, la fisica delle particelle ha scoperto che in passato e in generale come possibilità ci sono altre due possibili famiglie di quattro particelle parenti della prima famiglia, che oggi è quella che esiste e che sono esistite in passato. Quindi il quadro totale, se volete, è che c'è la famiglia base di cui abbiamo parlato prima, una famiglia intermedia, ce ne sono tre ed è dimostrato che possono essere solo tre, non è che poi se ne aggiungono. Con altri due quark, il bello e lo strano, qui finalmente c'è qualche nome un po' divertente, e poi si ricade nella brutalità col top e il bottom, che sono il sopra e il sotto. E tutti hanno associati un neutrino e una particella parente dell'elettrone, solo più pesante, più massiccia, che sono il mu e il tau. Tutti questi vengono legati, interferiscono tra loro per effetto dei mediatori di forza di cui abbiamo parlato prima. Avrei finito se non ci fosse una piccola complicazione, ma è piccola e però dobbiamo parlarne. Per ogni particella di quelle di cui io ho parlato esiste a fianco, può esistere, non esiste nel mondo di oggi, ma è esistita in passato e può essere creata dai fisici, una particella assolutamente identica, la quale però ha carica di segno opposto. Queste particelle si chiamano antimateria, anti qualcosa. Quindi c'è l'elettrone e l'antielettrone. C'è il protone, l'antiprotone e via di questo passo. A ogni particella corrisponde l'antiparticella. Come hanno fatto i fisici ad arrivare a tutte queste conclusioni, che come vedete sono relativamente abbastanza semplici? A partire dal 1940 più o meno, è cominciata una grossa corsa a costruire acceleratori sempre più potenti, che davano energie sempre maggiori, particelle dotate di energia sempre maggiore. Ora, aspettate un momento. Tutti sanno che esiste la formula E uguale mc quadro, la famosa relazione di Einstein, la quale che cosa dice? Dice che è possibile trasformare dell'energia in materia, in massa, purché venga rispettata quella relazione, e altrettanto vero che è possibile trasformare della massa in energia sempre rispettando questa relazione. Quindi se uno possiede una grande quantità di energia, per questo gli acceleratori sono sempre stati costruiti più con maggiore energia finale, è possibile creare delle particelle sempre più pesanti. Come si fa
Beh, qui diciamo bisognerebbe chiacchierarne a lungo. Qui c'è uno schema estremamente semplice di come funzionano le cose. A Ginevra stiamo parlando dell'acceleratore attuale, LHC. Prima c'era l'EP di cui abbiamo sentito parlare. Questo è un anello sottoterra a 100 metri di profondità di 14 chilometri di diametro, è una bella bestia. Dentro questo anello ci sono le cavità acceleratrici, quelle a cui anch'io un po' ho contribuito, le quali fanno circolare in sensi opposti. Se riuscite a vederlo, qui ci sono due puntini bianchi, sono i due canali in cui viaggiano protoni e antiprotoni, i quali vengono accelerati a energie folli, e poi ci sono dei punti in cui questi fasci vengono fatti incrociare, in modo tale che ogni tanto un protone sbatte contro un antiprotone e, avendo altissima energia, crea un fiotto di particelle. Dipende, bisogna andare a vedere chi sono, come nascono, c'è una quantità enorme di lavoro da fare, ma con dei rivelatori che oggi sono immensi, questo è un omino, quindi avete l'idea delle dimensioni, queste particelle che vengono prodotte vengono raccolte, analizzate, studiate e si arriva, a partire dal 40 fino a relativamente poco tempo fa, ma l'ultima scoperta, ne avete sentito parlare, è quella dell'Higgs, diciamo si costruisce il quadro delle particelle elementari. Allora, adesso, per mettere lì dei numeri, perché altrimenti non ci capiamo, è stata una salita in montagna, se volete. L'unità di misura che i fisici usano per misurare l'energia in questi campi è il cosiddetto electron volt. Fregatevene di sapere che cos'è se non lo sapete per motivi vostri. È l'unità di misura. Ma cominciamo dal basso. Un electron volt è l'energia dei fornelli di cucina, una molecola di metano che si combina con l'ossigeno dell'aria fornisce un'energia che va in calore di un electron volt. 12,6 electron volt ci vogliono per rompere un atomo di idrogeno, mettere da parte un protone e un elettrone separato, 12. 1 milione di elettroni volt servono per produrre una coppia elettrone-antielettrone. 1 miliardo di elettroni volt, si va su, servono per produrre un protone o un neutrone. E 14.000 miliardi di elettroni volt, se riuscite a immaginarvelo, è l'energia delle particelle che girano nell'acceleratore che vi ho fatto vedere prima. La scala delle particelle è quella. Può darsi che vi interessi, può darsi che no, ma era mio dovere mettere lì quella scala. Bene, abbiamo messo il primo pilastro. Possiamo parlare di, anche se magari per molti la cosa rimane un po' lì, ma possiamo parlare di elettroni, di quark, di protoni, di neutroni, perché se non altro li abbiamo un po' inquadrati. Il Nobel di Penzias e Wilson. Allora, qui c'è una storia. Come spesso accade, purtroppo,
le guerre sono una grossa fonte di avanzamento tecnologico. Uno degli avanzamenti tecnologici dell'ultima guerra è stata l'invenzione del radar da parte degli inglesi, perché c'avevano gli aerei tedeschi che andavano a bombardarli e loro volevano sapere con un po' di anticipo quando sarebbero arrivati. I radar sono delle onde elettromagnetiche che sono, funzionano utilizzando delle onde elettromagnetiche che sono strettamente parenti della luce, quella che illumina questa stanza. Allora, il problema è ancora, se vogliamo andare avanti, avere un minimo, un'idea di che cosa è la luce. E la maniera più banale, ma anche la più giusta di dire cos'è la luce, è che la luce è un fascio di pallottoline, io dico, usate la parola che volete, che contengono energia. Da lì sta arrivando dell'energia, difatti dobbiamo pagare l'Enel o chi per lui, perché ci fornisce energia. La cosa importante per me per questo discorso è che ogni fotone possiede un'energia assolutamente ben determinata e spesso, invece di parlare dell'energia del fotone, si parla di una lunghezza associata al concetto di fotone. Lasciamo, diciamo, per chi lo sa va bene, per chi non lo sa non è importante, ma è una lunghezza, sottolineo che si tratta di una lunghezza associata all'energia del fotone e tale che il prodotto dell'energia per la lunghezza d'onda rimane costante. Cosa vuol dire? Vuol dire che se è un fotone di alta energia la lunghezza d'onda è piccola perché il prodotto deve essere costante. Se scende l'energia la lunghezza d'onda cresce. Allora, questo, diciamo, è la situazione di quello che si chiama lo spettro. Riuscite a vedere? Ce la fate da laggiù in fondo? Questa è la situazione di quello che si chiama lo spettro delle onde elettromagnetiche. Qui sono riportate esattamente le lunghezze d'onda. E guardate, qui si comincia da 10.000 metri, 100 metri, 10 metri, un centimetro, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a un decimo di miliardesimo di milionesimo di metro. Ve lo posso dire così. Allora, in tutta questa enorme possibile varietà di lunghezze d'onda, la luce che i nostri occhi percepiscono è una fettina piccolissima, questa fettina qua, che sta più o meno intorno a 0,5 come lunghezze d'onda, va da 0,4 a 0,8, mediamente è 0,6 milionesimi di metro di lunghezza d'onda. Non è importante, lo dico per chiarezza. Allora, questo è lo spettro del visibile. Come mai è questo quello che noi vediamo con i nostri occhi? È banale. Più o meno quelle sono le radiazioni che emette il Sole. E nell'adattamento darwiniano al mondo in cui noi viviamo, noi abbiamo sviluppato la capacità di percepire i raggi che vengono dal Sole. Se fossimo capaci a vedere, che ne so, gli infrarossi, probabilmente saremmo semplicemente abbagliati e non vedremo nulla. Ma questo adesso non c'entra.
In tutto questo spettro ci sono i raggi gamma, che sono quelli di alta energia dei fisici. Ci sono i raggi X, che sono quelli quando uno va a farsi l'attacco. Ci sono gli ultravioletti, che sono quelli che ti abbronzano in montagna. Gli infrarossi, che sono quelli che scaldano quando uno ha la stufa accesa o qualcosa di caldo. Poi ci sono all'estremo limite le onde radio e qui ci sono le microonde. Le microonde più o meno hanno lunghezze d'onda dell'ordine del centimetro e sono quelle che usano più o meno i radar lì intorno al centimetro. Allora, dicevo, durante la guerra è stata sviluppata la tecnologia dei radar. Dopo la guerra la tecnologia è stata perfezionata e c'è una cosa strana, non strana, ma diciamo spiegabile, comunque un fatto, che la nostra atmosfera è permeabile ai raggi del Sole ed è anche permeabile alle microonde. Perciò è possibile vedere le microonde che vengono da fuori dell'atmosfera terrestre, mentre per esempio è impossibile vedere gli ultravioletti duri e gli infrarossi vengono normalmente assorbiti. Allora, pensiate a Wilson, ad un certo punto si sono posti, facevano attività di astrofisica, si sono posti il problema, ma senti un momento, non andiamo a dare un'occhiata fuori dalla Terra se ci sono delle sorgenti di microonde che vengono da qualche stella che le emette per qualche motivo strano? Andiamo un po' a vedere che cosa succede. Bene, Penzias e Wilson hanno, questo è un po' piccolo forse, ma è la grande antenna, è questo bestione qui che voi vedete, qui c'è la sala e poi c'è tutta la bestia. Penzias e Wilson usavano quella grande antenna e potevano puntarla in tutte le direzioni dello spazio. E loro che cosa si aspettavano? Si aspettavano che nel piano galattico, noi facciamo parte in periferia di una galassia, nel piano galattico di trovare molte sorgenti e poi fuori dal piano galattico, visto che tutto è lontanissimo, di trovare molto poco. Quello che hanno trovato è che sì, nel piano galattico, questa è una rappresentazione di quelle che ci sono sugli atlanti per rappresentare in piano tutta la Terra, no? Non so come si chiami tecnicamente, ha un nome. Sul piano galattico c'erano sì delle sorgenti, ma poi da tutte le parti dell'universo vedevano arrivare una radiazione che non si riusciva proprio a capire che cosa diavolo fosse. E questa radiazione proveniva da tutti i punti dello spazio in maniera assolutamente uniforme. Era una luce, se volete, che pervadeva lo spazio. Luce piano, non erano radiazioni luminose, erano microonde. E la cosa strana che è venuta fuori poi dopo è che questa radiazione che viene uniformemente da tutte le parti dello spazio è una radiazione identica a quella che emetterebbe una cavità tenuta a temperatura costante. E la temperatura che corrisponde a questa radiazione è 2,7 gradi Kelvin, che vuol dire 270 gradi sotto zero. Siamo sul freddino andante. Però il punto della questione è che
Questa è una radiazione, beh, questo adesso ci arriviamo, ma è una radiazione perfetta. Perfetta nel senso che 2725 gradi Kelvin, quel 270 sotto zero, la linea continua è la previsione teorica. I punti che vedete sono le misure. È perfetta, come se tutto lo spazio fosse pervaso della radiazione che proverrebbe se lo spazio fosse a quella temperatura di cui stiamo parlando. Penzias e Wilson sono stati bravi. Sono stati bravi per il motivo molto semplice che una cosa così strana avrebbero anche potuto pensare che fosse una questione strumentale e quindi non pubblicare neanche il risultato. Avevano un sacco di problemi loro. Il problema più grosso era che i piccioni entravano dentro l'antenna, ci facevano il nido e soprattutto ci facevano la cacca. E questo li ha costretti a dei grandi tour de force per andare a pulire l'interno e qualche maligno, quando gli hanno dato il Nobel, ha commentato che togliendo merda hanno trovato l'oro. Ma questa è solo una battuta. Bene, qui c'è qualcosa che riguarda la radiazione termica, ma ve l'ho raccontato, quindi possiamo anche andare avanti. La radiazione scoperta da Penzias e Wilson si chiama radiazione fossile. È una cosa importantissima perché per ogni protone che noi abbiamo oggi nell'universo c'è 1 miliardo di fotoni della radiazione fossile. È una quantità di fotoni spaventosa. L'unico problema è che una radiazione che viene da un corpo così freddo in realtà non interagisce con nulla. Questa radiazione oggi sta vagando per l'universo alla ricerca di qualcosa che assolutamente è introvabile, nel senso che non riesce a trovare nessuno con cui interagire. Si dice che oggi viviamo in un'epoca in cui materia e radiazione sono disaccoppiate, non hanno nulla a che vedere una con l'altra. La materia può essere quella che abbiamo qui, 300 gradi Kelvin, può essere la materia della superficie del Sole, 6.000 gradi Kelvin, può essere quella del centro del Sole, 13 milioni di gradi Kelvin e via di questo passo. La materia fa i suoi giochi oggi e si sceglie le temperature della sua situazione. Ma, diciamo, è totalmente disaccoppiata da questa strana radiazione che, di cui abbiamo parlato. La cosa buffa, se volete, adesso andiamo avanti un po' rapidamente, è che mentre Penzias e Wilson stavano lavorando per rivelare questa radiazione, loro lavoravano in Pennsylvania, a poco più di 100 miglia di distanza, c'era un gruppo di gente di Princeton che stava dicendo: se le nostre teorie sono giuste, allora dovrebbe esistere questa radiazione. E quindi, diciamo, quando è venuto fuori l'articolo loro, tutti sono stati assolutamente felici. Prima di andare avanti, e poi ci torno, io ho detto che la temperatura per i fisici è quella in gradi Kelvin, quindi mi riferisco a 2, 7 e qualche spicciolo gradi Kelvin.
poco 2,7 gradi sopra lo zero assoluto. È vero che è molto costante, ma cioè uguale da tutte le direzioni dell'universo, ma in realtà proprio uguale non è, perché a livello di decimillesimi di grado, cioè di cose parti per milione, ci sono delle piccole differenze di temperatura, dove c'è il blu è un pochino più fredda, dove c'è il rosso è un pochino più calda. Non saremmo, adesso poi vi dico perché, non saremmo qui a parlarne se non ci fossero quelle fluttuazioni lì di temperatura. Ma ci torniamo tra un attimo. L'ho detto soltanto perché, avendo parlato della radiazione fossile, era giusto chiarire tutto. Terzo pilastro, qui. Speriamo di fare un po' più svelti. Allora, l'espansione dell'universo. L'espansione dell'universo è andata così. C'erano tante teorie prima del 1930, più o meno. Einstein, per esempio, era convinto che l'universo fosse assolutamente statico e quindi aveva fatto delle teorie complicate. Altri la vedevano in altro modo, ma l'avanzamento tecnologico portato dalla costruzione dei grandi telescopi con un diametro di 5 metri ha permesso ad Hubble e alla sua scuola di concludere tre cose fondamentali. La prima, l'universo ha come elemento base la galassia. Nell'universo esistono solo e soltanto galassie. Di galassie più o meno sappiamo che ce ne sono 100 miliardi e più o meno sappiamo che ogni galassia ha 100 miliardi di stelle. Se abbiamo diritto a dire che noi siamo la ciliegina dell'evoluzione su un pianeta posto al centro del mondo, lascio a voi dedurre, ma va bene. Il mondo è fatto solo di galassie. Se uno punta un telescopio nel deep field, come si dice, vede solo ed esclusivamente piccole galassie. Basta. Le galassie, questo è un pezzetto di un decimo per un decimo per un decimo di universo, le galassie si raggruppano in questi fiocchetti che si chiamano massi di galassie, migliaia di galassie anche più, che si mettono in qualche modo in relazione una con l'altra e in mezzo ci sono quelli che si chiamano i voids, i vuoti, lì non c'è praticamente nulla. Cosa ha scoperto Hubble? Ha scoperto che tutto si allontana da tutto. Attenzione, una cosa sola. Uno pensa immediatamente che ci sia un centro e che dal centro sia partita l'espansione. No. Allora, è una questione di pensare nel modo giusto allo spazio. E ve la posso spiegare solo, cercare di far capire solo, se voi vi immaginate di essere trasformati in esseri bidimensionali, cioè esseri che possono percepire solo due dimensioni dello spazio. Allora, prendete un palloncino di quelli di gomma da bambini e mettiamoci sopra un certo numero di esseri bidimensionali, i quali capiscono solo la superficie del palloncino, non hanno la minima idea che si può andare dentro o andare fuori. Vivono solo sulla superficie e capiscono solo la superficie. Beh, a questo punto io mi metto a gonfiare il palloncino.
è questo disegno qua. Palloncino più piccolo con delle galassie lì e palloncino più grande con le stesse galassie sopra. Tutto si allontana da tutto. Non esiste un centro del sistema, ma tutto si allontana da tutto. Questo è il concetto di espansione dell'universo. Bene, allora, non è che ne ho saltato una, sì che l'ho saltata. Allora, se l'universo è in espansione, allora è chiaro che se io torno indietro nel tempo, l'universo diventa più piccolo. Questa è l'origine della storia dell'universo. Non ci sarebbe quasi nessuna storia da raccontare se non ci fosse questo grosso fatto. L'universo in passato era più piccolo di adesso. E allora, lì l'ho scritto, inseguendo l'idea si trovano tre cose, tre spiegazioni fondamentali della realtà attuale che altrimenti sarebbero completamente inspiegabili. Andiamo a vederle. Allora, cominciamo dal piccolino. Allora, se l'universo in passato era più piccolo e l'era attuale è dominata dall'esistenza della materia, questo che cosa è? La radiazione fossile gira, ma non fa assolutamente nulla. Il processo base oggi è la formazione, la vita e la morte delle stelle. Questo è quello che in qualche modo sta succedendo. Come si formano le stelle? Ecco, qui c'è un'informazione, ci torno subito, ma questa informazione ve la devo dare. Se la materia fosse uniformemente distribuita nell'universo, non solo noi non saremmo qui, ma ci sarebbe un solo protone per ogni metro cubo di spazio. Qui dentro ci sarebbe posto, cosa sarà, 1000 metri cubi, non lo so, ci sarebbe posto per 1000 protoni. Con 1000 protoni proprio non si fa assolutamente nulla. Il processo di aggregazione della materia è continuo e ha lavorato, come vedremo, moltissimo. Ma un'informazione che vi devo dare è che il 90% più o meno della materia è aggregata già in stelle. Il 10% più o meno sono ancora nubi di gas, nubi di pulviscolo, da cui nascono le stelle nuove e che continuamente vengono formati dalle stelle che muoiono. Qui le stelle continuano a formarsi da nubi di gas. Questo è una, non so se riuscite a vedere, ma tutti questi puntini bianchi che voi vedete lì dentro sono stelle in formazione dentro una nube di gas denso. Queste sono le stelle che si stanno formando. Poi ci sono quelle che muoiono. C'è una cosa famosa: mentre qui c'era il Medioevo e tutti dormivano, i cinesi hanno registrato il fatto che vicino alla Terra c'è stata quella che si chiama l'esplosione di una supernova, che è una stella pesante che ad un certo punto, mettendo mari di energia, esplode. La stella era qui. E poi, essendo esplosa, ha continuato ad espandersi nello spazio con i suoi residui. Oggi, gli amici che usano i telescopi l'hanno vista sicuramente, è la nebulosa del Granchio. Durerà per un certo numero di altre centinaia di anni e poi pian piano comincerà a sparire, almeno come luce emessa. E però
lascerà intorno un alone di materia e di pulviscolo, i quali in qualche modo verranno riutilizzati per formare altre stelle. Noi come Terra siamo della spazzatura spaziale, perché la stragrande maggioranza di materia nello spazio è l'idrogeno e l'elio. Quando le stelle si formano, l'idrogeno e l'elio vengono trasformati in materiali più pesanti fino al ferro, il calcio, il fosforo, il silicio, tutte queste cose qua. Quando la stella arriva a fine vita, se è piccola segue un certo tipo di trasformazione, ma se è grande esplode, come questa. E nell'esplosione si formano i materiali più pesanti del ferro, l'uranio, l'oro, il mercurio, tutti questi elementi. Noi abbiamo un pianeta che è fatto essenzialmente di ferro e di silicio. È la spazzatura di una precedente esplosione spaziale che, quando il Sole ha condensato, è stata buttata fuori per togliere via quello che si chiama un po' di momento angolare. Bene, allora ci siamo quasi, tra un attimo possiamo cominciare. Allora, da quello che vediamo oggi, quello che ci dicono gli astronomi, noi possiamo concludere che, tornando indietro, l'universo era più piccolo, era più uniforme, c'erano molte più nubi di quanto non ci fossero stelle, molto meno ricco di elementi chimici. In effetti, gli astronomi stimano che, se uno torna indietro nell'universo primordiale, ora vediamo cosa vuol dire, più o meno c'è evidenza che ci fosse solo il 10% di elio e il 90% di idrogeno. Basta, all'inizio, prima che cominciasse tutto il processo di formazione delle stelle. E fin qui va bene, ma adesso arriva la botta, che comincia la vera storia dell'universo. Io vi ho messo lì un po' di formule. Ne ripeto, ma me ne servono solo due. Il prodotto E lambda, l'ho fatto rilevare prima, deve essere costante. L'energia è legata alla temperatura. Per di più vi ricordo che i fotoni della radiazione fossile sono più o meno 1 miliardo di fotoni per protone, per neutrone. Allora, cos'è il punto importante? Quando l'universo diventa più piccolo, anche la lunghezza d'onda dei fotoni deve diventare più piccola per leggi imperative della fisica. Non è che sia un optional. Se diminuisce lo spazio a disposizione delle galassie, diminuisce anche la lunghezza d'onda dei fotoni. E se diminuisce la lunghezza d'onda dei fotoni, aumenta la temperatura, perché il prodotto deve essere costante. Quindi, quando l'universo diventa più piccolo, la temperatura della radiazione fossile, che adesso è 270 sotto zero, 2,7 Kelvin, se l'universo diventa 10 volte più piccolo, diventa 27 Kelvin, che più o meno siamo sempre a 240 sotto zero e non fa nulla. Se l'universo diventa 100 volte più piccolo, quei 2,7 Kelvin diventano 270 Kelvin, e 270 Kelvin è la temperatura di stamattina, quando più o meno eravamo vicini allo zero.
i corpi a 270 gradi Kelvin, cioè a 0 gradi Kelvin, emettono radiazione, ma noi ci viviamo benissimo dentro, non succede niente. Ma adesso andiamo a vedere che cosa succede quando l'universo diventa 1000 volte più piccolo. Perché quei 2,7 gradi Kelvin diventano 2700 gradi Kelvin, che vuol dire 2400 gradi centigradi. A quel punto lì il nostro amico qui ha detto brucia tutto. È bruciato già da un po' di tempo a 2400 gradi Kelvin. Ma a 2400 gradi Kelvin succede una cosa sconvolgente. La temperatura è abbastanza alta perché l'idrogeno non possa più esistere. L'idrogeno viene ionizzato, viene scisso. L'idrogeno sparisce completamente. No, protoni, elettroni, separati. Allora, vediamo un po'. Questo è più o meno quello che vi ho detto, ma possiamo guardare la figura. L'idrogeno è un sistema neutro, lui, perché è formato da un protone e da un elettrone, carica positiva uguale carica negativa. Lui diventa un protone, una particella carica elettricamente, più un elettrone, più, ve l'ho detto prima, un miliardo di fotoni. Che cosa succede a questo punto? Succede che siccome il protone e l'elettrone sono particelle cariche, con tutti quei fotoni che gli girano intorno, quelli collidono continuamente, i fotoni vengono, li picchiano e li spostano un po' di fianco e poi li rispostano dall'altra parte. Io dico che ce l'avete presente quando si fa la zuppa di lenticchie. La zuppa di lenticchie è una cosa in cui tutte le lenticchie più o meno hanno la stessa temperatura. Perché? Perché c'è di mezzo l'acqua che, se per caso c'è un po' più di caldo da una parte, si sposta dall'altra e mantiene tutto alla stessa temperatura. È giusto dire che l'universo, così come lo pensiamo oggi, sparisce, non c'è più, non esiste più, a parte le trasformazioni, chi c'è, chi non c'è, ma diventa una cosa completamente diversa. Diventa, se volete vi lascio il tempo di leggerlo, va bene, diventa una grande zuppa calda, dove ci sono nuclei di elio, protoni, i quali insieme a tutti questi fotoni continuano a scambiare uno con l'altro l'energia. Se adesso noi possiamo pensare che qui siamo a 300 Kelvin, ma l'interno del Sole è 13 milioni di Kelvin, allora non si può più pensare che ci siano differenze di temperatura tra un punto e l'altro. Non possono più esistere perché tutto è in interazione con tutto e tutto deve avere la stessa temperatura. Se 3000 Kelvin sono, 3000 Kelvin sono, da ovunque, dappertutto. E con un universo totalmente differente da quello che c'è oggi. Allora, è chiaro sto punto? Allora, a 3000 Kelvin o giù di lì è successa quella, diciamo, adesso immaginate di, invece che tornare indietro, di seguire il percorso naturale di evoluzione dell'universo. C'è questa gigantesca zuppa calda fatta di protoni, nuclei di elio, elettroni e i fotoni. Tutto in interazione con tutto.
si arriva alla temperatura, perché l'universo questa volta non si scalda, si raffredda, si arriva nel verso giusto al momento in cui l'universo è abbastanza freddo perché possano cominciare a formarsi i primi nuclei di idrogeno. E siccome la temperatura dell'universo più o meno è la stessa, tutti i nuclei di idrogeno si formano più o meno nello stesso momento in tutto l'universo. Ma i nuclei di idrogeno, ne abbiamo parlato prima, sono elettricamente neutri. Non interagiscono più con la radiazione. In quel momento c'è una rottura pazzesca, perché prima tutto era in interazione con tutto. Poi nascono gli atomi di idrogeno distribuiti, e di elio, distribuiti in modo più o meno uniforme nello spazio, e la radiazione non riesce più a romperli. Da quel momento in poi diventa la radiazione fossile, quella che gira per l'universo senza interagire con niente, che a mano che l'universo si espande, prima era a 3000 gradi Kelvin, poi va a 300, poi va a 30 e adesso è a 2,7 gradi Kelvin. È chiaro il discorso? Bene, vi ho detto che non è vero che la radiazione fossile oggi è proprio 2,7 gradi Kelvin. C'ha delle piccole fluttuazioni. Questi sono risultati del 2000 e qualche spicciolo di un satellite che sta ancora volando, poi ce ne sono degli altri che raccolgono dati. E quella lì rappresenta la fotografia più vecchia dell'universo che noi possiamo avere, perché ci dice come erano le fluttuazioni di temperatura nel momento in cui la radiazione si è disaccoppiata dalla materia. È chiaro per tutti o volete fare domande adesso? Va bene? C'è il momento di passaggio dalla zuppa all'universo attuale. Nel momento in cui si disaccoppia e la radiazione comincia a vagare per l'universo e si porta dietro le informazioni che aveva quando è nata. Allora, dicevo prima che non saremmo qui se non ci fossero queste fluttuazioni. Queste fluttuazioni qui sono la base per la successiva formazione delle galassie dentro l'universo. Se l'universo non fosse stato leggermente disuniforme, non avrebbe cominciato, fosse stato assolutamente uniforme, non si sarebbero formate le galassie. Quindi questo è un punto importantissimo su cui ancora si sta studiando. Ma direi che dovremmo andare abbastanza veloci. Allora, qui c'è il primo pezzo di storia dell'universo. Oggi, qui c'è la zuppa, qui c'è il momento del disaccoppiamento, poi c'è un periodo, qui ci sono anche le date, 13,8 miliardi di anni dal Big Bang, oggi, 200 milioni di anni, la fine di quelle che si chiamano le epoche oscure, 380.000 anni a partire dal Big Bang per il momento del disaccoppiamento. Allora, dal momento del disaccoppiamento si forma un universo molto uniforme di idrogeno con qualche centro di disuniformità. Non succede niente per tanto tempo, le epoche oscure. Poi comincia ad aggregarsi la materia e comincia la formazione delle galassie e delle stelle. E questo è quello che si chiama l'universo moderno. Ma attenzione, non è mica finita, perché
Se noi andiamo indietro, eravamo rimasti a 3000 Kelvin, e beh, andiamo a 3 milioni di Kelvin, perché più diventa piccolo, più deve aumentare la temperatura. Bene, a quel punto lì succede una cosa importante. Non possono più esistere neanche i nuclei. Quindi quel po' di elio che c'era e che era fatto di nuclei con due protoni e due neutroni deve sparire. Ma diciamo contemporaneamente succedono tante cose in quel momento, perché i nuclei devono sparire, ma anche l'energia dei fotoni diventa così grande che è capace di produrre delle coppie elettrone-antielettrone. E questo, diciamo, mescolato col fatto che ci sono i neutroni e i protoni liberi, e di mezzo ci vanno a giocare anche quelle particelline di cui abbiamo parlato prima, che sono i neutrini. Qui la storia ve la dico, per chi la vuole sentire, ma ve la dico rovesciata, cioè come è successo davvero. Parto da un certo punto. Stiamo parlando di 0,01 secondi dopo il Big Bang. La cosa strana è che più si torna indietro, più tutto diventa veloce, perché l'universo è piccolo e quindi le cose vanno velocemente. Beh, è un momento di 100 miliardi di gradi, robina, come dice mia nipote laggiù in fondo, ed è un momento tranquillo, in cui ci sono protoni e neutroni in numero uguale, che sono tenuti in equilibrio perché ci sono i neutrini, gli elettroni, gli antielettroni, eccetera, eccetera. E c'è questo mare di particelle che riempie lo spazio e ha fatto ancora una zuppa. Ma questa volta la zuppa non è solo di fotoni, è più saporita. Ci sono gli elettroni, gli antielettroni, i neutrini, e quindi tutti giocano. Non possono esistere nuclei, perché la temperatura è troppo alta. Velocemente, la temperatura scende. A 10 miliardi di gradi, siamo un secondo, i neutrini fanno quello che hanno fatto i fotoni nel disaccoppiamento. Spariscono. Se qualcuno dei giovani che sono qui inventa un modo di vedere quei neutrini lì, fa la fotografia dell'universo molto migliore di quella che vi ho fatto vedere prima e gli garantisco il Nobel. Però è un po' difficilino riuscire a misurarli quei neutrini. Bene, i neutrini spariscono. E il rapporto protoni-neutroni comincia a cambiare. Adesso bisognerebbe andare a vedere come cambia. Ma diciamo, qui si possono fare dei conti estremamente dettagliati e precisare proprio tutto. A 3 miliardi di gradi la temperatura non è più sufficiente a creare elettroni e antielettroni. Gli elettroni e antielettroni si ricombinano originando dei fotoni, quindi la zuppa diminuisce di contenuti, si passa ai soli fotoni e per una cosa veramente strana e tutta da indagare, tutta l'antimateria sparisce meno un miliardesimo di quella che c'era allora. Vabbè, l'antimateria leggera. Ma va bene, ci sarebbe da fare una conferenza solo su quello, ma ve la risparmierò ovviamente. Quando la temperatura scende a 900 milioni di gradi, ormai siamo al freddo, la fisica nucleare prevede in modo abbastanza esatto che si formino il 10% di nuclei di elio e il 90% di nuclei di idrogeno.
perfettamente in accordo con quello che vedono e calcolano gli astronomi con i loro mezzi di informazione. E allora la storia si allunga, perché qui c'è la zuppa di cui parlava la diapositiva 1, protoni, neutroni, elettroni, antielettroni, neutrini, fotoni. Comincia la fusione dei nuclei, quella che porta all'elio, a circa un centesimo di secondo. Ai 3 minuti ormai il gioco è finito, chi c'è c'è e chi non c'è ha finito di vivere, e comincia la famosa zuppa calda di cui abbiamo parlato prima, che porterà al disaccoppiamento. Da 3 minuti si passa a 300.000 anni. Sì, sì, sì. 3 minuti, sì, perché la temperatura deve scendere da milioni di gradi a migliaia di gradi. Quindi bisogna aspettare che ci sia. No, quello è una cosa folle, ma no. Ma quello che è folle è quello che viene ancora dopo. Abbiamo quasi finito. Allora, velocemente. E dopo, se si continua ad andare su, ad un certo punto i protoni e i neutroni vengono scissi nei loro componenti, l'abbiamo visto prima. Bisogna passare ai quark. I protoni e i neutroni spariscono e il mondo è formato da quark, da elettroni, neutrini, fotoni. Qui si va allegramente a fare conti più complicati, e questi ve li risparmio. E c'è un altro pezzettino ancora. Si formano i protoni, mentre qui ci sono i quark. E poi i fisici, ecco, quello che vi ho detto fin qui ha tutta una serie di riscontri sperimentali importanti che non si spiegano in nessun altro modo. D'ora in avanti andiamo nella preistoria. Andiamo nella preistoria e lì i fisici teorici litigano. Fasi possibili in discussione, l'epoca elettrodebole, l'epoca della grande unificazione, l'epoca della gravità quantistica. Poi la gente si sbizzarrisce a fare dei grafici più o meno belli. Quello che abbiamo usato finora è rappresentato qui. Dopo la formazione dei protoni c'è tutto un problema di inflazione in cui l'universo dovrebbe essere cresciuto a velocità superiore alla velocità della luce. Lasciamo stare, ma le conclusioni cosa sono? Le conclusioni sono: le ipotesi relative al perché si sia verificato il Big Bang e che cosa potesse esistere prima del Big Bang sono pure illazioni. Non ne parliamo neanche. Che cosa sia successo nel primo milionesimo di secondo se ne discute. 10 alla meno 6. Dal milionesimo di secondo in poi abbiamo una teoria e delle spiegazioni, che spiegano tante cose. Può darsi che a voi non sembri, a me sembra una storia bella, divertente, giusta da raccontare. Grazie. Forza. Qual è stato lo spartiacque che ha fatto scegliere la materia al posto dell'antimateria? C'è qualche idea? Non lo sappiamo. Non si sa. Non lo sappiamo. L'antimateria oggi c'è o è no. Sparita piano piano? No.
Oggi è sparita quando, quando si sono formati protoni e neutroni, almeno la componente leptonica, l'altra è sparita ancora prima. È uno dei motivi di studio, di ricerca, eccetera, eccetera, è cercare di capire perché da 1 miliardo di oggetti, materia e antimateria, ad un certo punto si sia passati a uno che rimane e tutti gli altri si annichilano. In quell'attimo di cui parlava adesso interviene la particella di Higgs. Sì, certamente, certamente lì no, no, avrà visto che non sono entrato. Prego. Volevo soltanto sapere brevemente dove si compie tutto questo discorso di gran parlare di materia oscura e di energia oscura. Non fa parte ovviamente di questa storia. Non fa parte di questa storia. È un'altra storia che se volete vi vengo a raccontare, non c'è nessun problema, ma diciamo non c'entra con questo. Se posso fare una battuta, io direi che per un giovane c'è una prospettiva immensa se è abbastanza inventivo. La scienza, la tecnica, prof, la scienza, la tecnica, ma anche la fantasia. Questa è la cosa importante. Tanta fantasia, ragazzi. Immaginare. E comunque la situazione oggi è che dai dati che noi abbiamo e che sono dati recenti degli ultimi 20 anni, che un astrofisico ha detto che sono per lui e per gli astrofisici come una grossa spina di pesce conficcata in gola, sono che tutto sembrerebbe dover dire che l'universo sì si espande, ma più passa il tempo più la velocità di espansione rallenta. E non è vero. Poi, che noi sappiamo più o meno qualcosa della materia di cui abbiamo parlato, ma che la materia costituisce il 4% dell'universo, che poi c'è un 26% che probabilmente è materia oscura, ma non sappiamo ancora bene che cos'è. E poi c'è... E poi... No, no, no. Materia oscura. Materia oscura. E poi c'è un 70% di una cosa strana che si chiama energia oscura, ma che nessuno sa bene cosa sia. Questa è una situazione decisamente strana, mi scusi. La temperatura continua a scendere all'infinito? Certamente, certamente. Non arriverà allo zero assoluto? Si ferma, perché l'universo è una enorme, è infinito, assolutamente. Adesso è grande, ma non è infinito, quello che vediamo. Prego. La radiazione fossile è nello spazio, quindi non c'è il vuoto nello spazio. C'è la radiazione, certamente. Di materia c'è il vuoto, la radiazione c'è. Ed è in quantità straordinaria. E possono essere, sono onde. Sono onde elettromagnetiche, microonde, sono quelle del forno a microonde. C'è una stima dell'energia attuale dei neutrini primordiali, cioè per quello che va rilevabile, con ordini di grandezza al di sotto di qualsiasi speranza? Diciamo, hanno un'energia inferiore, diciamo, dell'ordine di grandezza, diciamo, di 1/1000 dell'energia della radiazione fossile, quindi quelli lì proprio noi ciappemmu. Ancora una domanda sull'antimateria, secondo me non c'è più, ma è stata creata, visto il laboratorio. Certamente. E come si
si fa a fare a stare assieme la materia e l'antimateria, che se no non lo posso. È assolutamente impossibile. E anzi le do un consiglio: se per caso vede una bella ragazza strepitosa, meravigliosa, ma fatta di antimateria, non cerchi di baciarla, per il motivo molto semplice che farebbe un buco assolutamente spaventoso e farebbe sparire Savona. Quindi proprio non lo fate. Come si fa? Si costruiscono, ne ho fatto, diciamo altri che hanno lavorato con me continuano a farne, quelle che si chiamano le trappole. Le trappole sono insiemi di campi elettrici e campi magnetici che prendono l'antimateria e la confinano lontano da qualunque materia. Siccome il vuoto non è mai assolutamente vuoto, ci sono sempre i protoncini o gli altri che girano e te la portano via dopo un po' di tempo. Però si può fare per ore. Dove si espande? Ha detto che si espande, ma all'interno di che cosa? All'interno di niente. Lui si espande creando il suo spazio. Cioè, questa è la grande storia anche di Einstein, se vuole. La materia si crea lo spazio. Cioè, non deve... Quello che è assolutamente sbagliato ed è difficilissimo da riuscire a pensare è che lo spazio esista indipendentemente dagli oggetti. Cioè... che lo spazio ci sia perché Padre Eterno l'ha fatto, è lì, è a disposizione e ci si possono mettere degli oggetti. E lo spazio è come gli armadi o come... se lei nell'armadio ci mette le scarpe, crea lo spazio dell'armadio. Se non ce le mette, quello spazio lì non c'è. Ok? Avanti. Sì. Non esiste il concetto di spazio, ma... No, lo spazio è, diciamo, quando l'universo era piccolo, lo spazio era piccolo, era lì. Cioè, che era quello che... Non c'era fuori, è chiaro? Sì, prego. Lei ha detto che noi, quello che vediamo dell'universo è sino alla radiazione fossile, cioè quando l'universo era fondamentalmente solo 1000 volte più piccolo di quello che adesso. La fotografia che abbiamo è quella. Quindi, tutto sommato, era un universo ancora molto grosso. Certo, certo. Come facciamo a essere così sicuri che quella zuppa che non possiamo nemmeno vedere si sia ristretta ancora? Diciamo, mi scusi, la colpa non è sua, ma è mia, perché forse non l'ho sottolineata abbastanza. Quando noi abbiamo detto che le previsioni della fisica nucleare sono che si formi il 10% di nuclei di elio, il 90% di nuclei di idrogeno, questa è basata sulla teoria della zuppa, anzi della zuppa precedente a quella. Quindi non la vediamo. È l'unico dato. Sì, certo. Però sa, è difficile dire, spiegami perché l'universo è fatto in quella maniera lì, è dura, con altre teorie. Ho letto da qualche parte che la radiazione fossile si può vedere alla televisione quando è fuori canale, che si vede tutta la neve. Sì. Sì. Hanno detto che sia se... Sì, sì, è vero, è vero. Si può vedere la radiazione fossile. Sì, perché la televisione... gioca con le microonde e quindi una parte del fondo che si vede del brillio è la radiazione fossile. Certo che si può vedere, esatto. È vero, ma grazie di averlo detto. Due domande, una domanda sua bella, rispondo. Lui giustamente ha detto, tu ci hai raccontato di certi tempi, come fai a essere sicuro di quei tempi? Benissimo, Einstein ha scritto le relazioni che legano
che danno l'evoluzione dell'universo. E se uno, diciamo, prende le equazioni della relatività generale, ci mette dentro i componenti, le masse che ci sono, eccetera, ottiene una equazione la quale ti dice come vanno le cose col tempo. Che sono quelle scritte lì. Costante... È chiara la risposta? Poi un'altra domanda che invece mi è stata fatta, si parla di universo a 10 dimensioni. Allora, qui do una risposta. La risposta è: la fisica, come la cosmologia, ho detto che oggi ha dei problemi, anche la fisica ha i suoi problemi. Perché? La fisica è fatta di la fisica delle particelle elementari, che è la fisica del molto piccolo, la fisica della relatività, la fisica delle masse e, se volete, la termodinamica, la fisica dei grandi insiemi. Allora, lasciamo stare un attimo la termodinamica. La fisica delle particelle e la relatività parlano di due mondi diversi. E il problema è come mettere insieme questi mondi. Cioè, ognuna nel suo campo fa delle previsioni giuste, ma mescolarle insieme è un problema. E i fisici teorici le provano tutte, comprese gli universi a 10 dimensioni, le stringhe, l'ira di Dio.